tanti anni davanti alla macchina da presa, quindi dove sei strumento magari volevi scrivere lo spartito tu, ecco, veder suonare qualcun altro. E non è un caso neanche che la storia che racconto sia quella, insomma, una storia molto personale, che c'ha personale non autoriferita, insomma, che parte da un'esigenza personale, però cerca di parlare a tutti. Credo che le componenti per essere regista siano proprio quelle: identificare delle storie che uno ha voglia di raccontare, una grande voglia di raccontare, e metterle in scena, non raccontandole solo a se stesso ma anche agli altri. Penso sia un po' la regia, forse è questo. Cioè, questo festival è un festival molto particolare, devo dire, perché è molto radicato sul territorio, con una risposta, a quanto ho visto anche dalle proiezioni, cioè straordinaria, cioè c'è una partecipazione vera della popolazione, proprio della gente. Quindi mi sembra che un laboratorio è uno strumento di radicamento ulteriore, diciamo, perché raccoglie a quel punto anche chi questo mestiere vuole farlo. Andare oltre l'attività romanocentrica è fondamentale per poter creare delle nuove figure, soprattutto in Puglia, dove si viene molto spesso a girare, cioè è una regione molto, molto frequentata da cinema. Io stesso ho girato in tutte le città di questa regione. Io ho messo a disposizione la mia esperienza, la mia conoscenza, 40 anni di lavoro, per raccontare grosso modo cos'è il costume, che cosa rappresenta per me il costume, qual è il mio punto di vista, cioè essere al servizio, diciamo, del regista e dell'attore per costruire un personaggio, e tutto quello che è il discorso simbolico, proprio direi quasi semiotico, cioè dei segni, dei dettagli importanti per costruire un personaggio. Si conclude oggi la 10ª edizione del Bifest. È cominciata in maniera strepitosa con la presenza di 4 premi Oscar, 40 Piovani, Tornatore e naturalmente il maestro Morricone, che ci ha offerto non solo la sua musica straordinaria ma anche la sua profondissima umanità. Una commozione forte, quella del maestro dentro il teatro Petruzzelli, apprezzandone la ricostruzione e la bellezza. Il grande successo di pubblico da una parte, la grande partecipazione, perché il Bifest fa un lavoro enorme sull'audience development, per cui la programmazione, la grande programmazione delle proiezioni nelle sale e la grande partecipazione del pubblico fa sì che questo sia davvero un festival del grande pubblico e per il grande pubblico. Oggi una giornalista mi ha chiesto di dire come la vedo per il futuro. Io ho risposto con un aggettivo: è un festival inestricabile ormai, così com'è collegato, radicato nel territorio. Provate a sradicarlo, impossibile. Questo pubblico che si è abituato in 10 anni, che abbiamo anche, e questa è la funzione dei festival, un pubblico che abbiamo contribuito a formare, a scegliere, a capire il cinema, attraverso le tante proiezioni. Abbiamo calcolato che in 10 anni abbiamo presentato 2000 film a Bari, 2000 film in 10 anni, la media è proprio quella sempre di 200. Beh, a noi fa credere che questo festival non solo avrà, ma che debba avere una prospettiva di lunga durata, perché è una di quelle manifestazioni fatte per la gente, fatte per chi crede che la cultura sia un bene necessario da aggiungere all'alimento piuttosto che al viaggio, piuttosto che all'automobile, sentita come necessità. Il cinema come necessità è meraviglioso. The Italian cinema is a big inspiration for me, so I think that's absolutely enough to say to make you understand what does this special mention means for me. Yes, being special mentioned by the Italian cinema is something bigger than everything until now. When we heard from the jury that we received this
surprise. It's so encouraging to see that the idea of bringing people together touches not only the people of Italy and also the jury. So I am very, very happy to receive this award. Sin dai suoi primi film, Valerio Mastandrea si è imposto per la sua capacità di portare sul grande schermo personaggi diversi e contemporanei cui, oltre alla fisicità, l'attore ha prestato il suo cuore generoso, la sua intelligenza e il suo talento. Pur interpretando ruoli diversissimi tra loro, Valerio è stato capace di portare sullo schermo le diverse età della sua vita professionale con rigore che c'era e con quel disincanto romano che lo rende così unico ed originale. Ammantato di una finta indolenza e dotato di un marcato pragmatismo, ripeto, ammantato di una finta indolenza e dotato di un marcato pragmatismo, Valerio Mastandrea ha saputo essere il volto e la voce di un'Italia nuova e diversa, capace di ridere di se stessa, ma anche di amare, di lavorare e di spezzarsi la schiena per quello in cui crede.